Salve e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi cercheremo di arrivare praticamente alla famosa equazione di campo di Einstein. Però dobbiamo ancora mettere a punto focalizzare l'attenzione su alcuni concetti che sono fondamentali per arrivare all'equazione di campo. Allora, intanto volevo così riassumere un po' quello che avevamo visto l'altra volta. L'altra volta avevo così illustrato poi il famoso tensore metrico. Ma perché ci serve il tensore metrico? Perché ci serve andare a utilizzare degli strumenti matematici così sofisticati? Beh, perché fondamentalmente gli assi cartesiani andavano bene per descrivere un mondo semplice, euclideo, piatto, o comunque con assi cartesiani ortogonali, quindi con gli assi a 90 gradi, eccetera. Ma non sempre noi troviamo queste situazioni, e per descrivere il nostro universo, che è sicuramente più complesso rispetto a una flatlandia, dobbiamo chiaramente munirci di strumenti matematici più sofisticati. Allora, ecco la necessità, per esempio, del tensore metrico, che questo tensore, questo piccolo diciamo quadruccio con questi quattro elementi, due righe e due colonne. Perché è importante il tensore metrico? Perché vedete, se noi abbiamo a che fare, per esempio, volessimo trovare la lunghezza di questo vettore rosso S, che ho chiamato S, basterebbe applicare, se siamo in un sistema di coordinate cartesiane, basterebbe applicare il teorema di Pitagora. Queste sono le componenti, queste due, dxA, dxB, le componenti, diciamo, di questo vettore rosso. Quindi, applicando il teorema di Pitagora, somma dei quadrati costruiti sui catenati, ottengo quello, il quadrato costruito sull'ipotenusa. Ma se il sistema non è ortogonale, come in questo caso, il vettore avrà sempre la stessa lunghezza, ma le componenti, quindi gli altri due lati, i cateti, diciamo, di questo triangolo, che qui era un triangolo rettangolo, adesso si saranno modificati. Vedete che in questo caso io ottengo un triangolo dove non c'è più l'angolo retto. Quindi non posso più, in un sistema non più ortogonale, in un sistema del genere, applicare banalmente il teorema di Pitagora, come siamo abituati a fare fin dai tempi della scuola. Dovrò quindi cercare un sistema diverso. Vedete, in questo caso si può pensare di fare in questo modo. Adesso io ho questo D sta per differenziale, ma immaginate che non ci sia questa D davanti. Immaginate che noi vogliamo trovare questo vettore, quindi questa ipotenusa di questo triangolo rettangolo. Vedete, lo posso fare sommando i contributi, però vedete, i contributi non solo del cateto A e del cateto B, ma anche della combinazione, della commutazione tra cateto A e cateto B, che serve appunto in questo sistema, perché nel sistema di coordinate cartesiane questo vale 0, questo vale 0, e quindi io mi ritrovo e questi valgono 1 e 1, questi sono le componenti del tensore metrico, vedete? Queste componenti valgono 1, quindi praticamente queste valgono 0, quindi queste si annullano, questa, quella sopra e quella sotto invece mi ridanno praticamente il teorema di Pitagora, perché la componente BB del tensore metrico vale 1, e questa AA del tensore metrico, quindi la prima e la terza, diciamo così, prima e la quarta degli elementi del tensore metrico, questi valgono 1. Supponiamo di togliere sempre questa D che l'ho lasciata perché indica dei differenziali. Si ha praticamente lato A, XA, XA, lato B, XB, XB, quindi si ritorna praticamente al teorema di Pitagora. Mentre invece, grazie al tensore metrico, io posso andarmi a cercare un campo metrico adeguato, che adesso è diverso, vedete, perché diciamo, è schiacciato rispetto a un sistema ortogonale. Qui vedete, questi quadrati sembrano come distorti da qualcosa, quindi una griglia diversa da questa. Allora, posso comunque recuperare ed andarmi comunque a cercare, a trovare la lunghezza di questo nuovo triangolo, non più con angolo retto,
attraverso la commutazione, quindi il contributo di tutte queste commutazioni che io posso fare attraverso il tensore metrico, che mi dice praticamente quanto vale G a A, G a B, G B A e G B B. Quindi mi dà tutte le combinazioni possibili, ognuno di questi darà il suo contributo, nel caso in cui ritorna al sistema ortogonale questo vale 0, questo vale 0, questo vale 1, questo vale 1, ma in tutti gli altri casi in cui questo triangolo rettangolo ormai è disconnesso da una metrica diversa che non è più quella cartesiana, quella dei nostri assi ortogonali, allora questi contributi, ognuno qui ci sarà invece di 1, ci sarà non so, 0,20, 0,40, 0,37, 0,15, e quindi questi contributi mi dicono praticamente come questo triangolo ormai si è ridisposto in un sistema di assi coordinati non più ortogonali. Quindi vedete che poi alla fine, utilizzando il tensore metrico, questa combinazione di elementi di commutazione che mi danno i contributi di ciascuna componente di questo vettore S, io riesco a determinare nuovamente la sua lunghezza. Questo era tanto per farvi vedere il significato, del tensore metrico, il campo metrico, di queste cose di cui stiamo parlando, che altrimenti rimangono delle cose assolutamente astratte. Già, appunto, dobbiamo fare un grosso lavoro di astrazione per capire la relatività generale e soprattutto dobbiamo utilizzare degli strumenti più sofisticati, più di quanto non fossero già quelli della cosiddetta metrica minkowskiana. Questo discorso che noi stiamo facendo, no, con questa specie di assi che non sono più ortogonali, va bene proprio nella metrica minkowskiana. Lì noi avevamo, vi ricordate, vi feci vedere nel video, che quando noi praticamente ci avviciniamo, quando un corpo si avvicina alla velocità della luce, gli assi cartesiani non sono più ortogonali, ma è come se cominciassero a confluire l'uno nell'altro, quindi lo spazio e il tempo è come se confluissero fino praticamente a raggiungere quella famosa linea a 45 gradi, che è la linea di universo della luce, dove lo spazio e il tempo ormai sono collassati. Ricordate? Questo lo feci vedere in un video in cui ho parlato della relatività speciale e della metrica minkowskiana. Quindi in questo caso, vedete, il tensore metrico ci è utile per descrivere quel tipo di spazio che è uno spazio piatto, mentre invece nella relatività generale noi abbiamo a che fare non più banalmente con uno spazio piatto e degli oggetti che si muovono a velocità prossime o vicine o meno vicine a quelle della luce, ma abbiamo a che fare con masse ed energia che sono poi, abbiamo visto, la stessa cosa, che deformano lo spazio-tempo e soprattutto come lo deformano, lo incurvano. Quindi non abbiamo più una metrica piatta come nella relatività speciale, ma nella relatività generale ci dobbiamo fornire di strumenti matematici che ci descrivano uno spazio curvilineo. Ecco perché il tensore metrico non è assolutamente sufficiente per descrivere la relatività generale. Ci vogliono dei concetti ancora più avanzati, e il concetto più avanzato che noi dobbiamo utilizzare, oltre a quelli che vi ho fatto vedere l'altra volta, i simboli di Christoffel, eccetera, eccetera, vedete, c'è un concetto assolutamente imprescindibile per descrivere la relatività generale, che è la cosiddetta derivata covariante D maiuscola, che serve praticamente per fare la derivata dei tensori, perché fare la derivata di un tensore non mi dà un altro tensore. Quindi bisogna operare in modo tale da poter lavorare poi con le derivate dei tensori. Quindi noi stiamo facendo, quindi rispetto alle derivate che facevamo a scuola, che ci davano delle derivate, erano delle derivate direzionali, diciamo così. Qui invece il discorso è molto più complicato quando andiamo a fare la derivata di un tensore. Considerate che noi quando lavoriamo
su delle superfici che sono intrinsecamente curve, come è il nostro universo e come è una sfera, diversa da un cilindro. Il cilindro, per esempio, noi lo possiamo, come dire, possiamo prendere un foglio di carta, no? E fare qualcosa come che questo è un cilindro e non ha una curvatura, quindi non è intrinsecamente curvo. La sfera sì, non possiamo prendere un foglio di carta e formare una sfera, perché comunque dovremmo fare delle pieghe che non ci consentirebbero di raggiungere una sfera con una superficie liscia. Quindi sono corpi, sono come dire, forme geometriche diverse. Un cilindro che non ha curvatura intrinseca curva e la sfera che invece ce l'ha. Quindi queste sono cose fondamentali che erano già state studiate da Gauss, da Euler, insomma dai grandi scienziati dell'epoca. E appunto questa derivata covariante ci permette, come dire, di fare una derivata, quindi non più quella che noi facevamo, quella direzionale, semplice, ma è una derivata, quindi noi passiamo dalla derivata che si studia a scuola per vedere come il grado di curvatura quando ci muoviamo su una traiettoria, eccetera. Passiamo qua alle derivate parziali, quindi che ci fanno vedere anche come ci stiamo muovendo, un po' più a destra, un po' più a sinistra, eccetera, alla derivata covariante, che è un ulteriore passo avanti, quindi derivata normale, derivata parziale, derivata covariante, quindi uno strumento nuovo che serve appunto per lavorare con i tensori e che ci dice, senza entrare nei dettagli perché qui ci vorrebbe un intero corso di laurea, ci dice praticamente, vedete, che è una sorta di fattore di correzione, qui c'ho meno, più, vabbè, adesso insomma ci cambia poco, rispetto a una derivata parziale. Vedete, qui questa è come se fosse la derivata parziale di un vettore, però dobbiamo poi correggere questa derivata parziale considerando i cambiamenti dei vettori di base. Noi quando ci lavoriamo su una curva, lavoriamo facendo una sorta di astrazione, perché noi lavoriamo, questo era poi il concetto fondamentale di curvatura di Riemann, noi riusciamo a lavorare anche su curvature intrinsecamente curve, appunto, come per esempio una sfera, utilizzando il cosiddetto piano tangente, cioè noi ci mettiamo praticamente ad analizzare un punto, ci costruiamo un piano tangente e su questo piano tangente lavoriamo con i nostri vettori, con i nostri differenziali, eccetera, eccetera. Allora la derivata covariante non fa altro che riportare questo vettore che altrimenti uscirebbe dal piano tangente, come se lo riportasse praticamente nel nostro piano tangente dove noi siamo abituati a lavorare, quindi non dobbiamo uscire fuori dalla nostra superficie, ci basta praticamente lavorare in questo modo con la derivata covariante, quindi facendo tutta una serie di assunti, diciamo, di situazioni, così che in qualche modo ci riportano a lavorare in maniera consona, come noi siamo abituati a lavorare e come Riemann aveva poi diciamo, fatto vedere. Quindi qui c'è questo fattore di correzione che riguarda, ancora una volta, vedete questo simbolo un po' strano che sta davanti al vettore, che sarebbe praticamente questa gamma maiuscola, e che tiene conto di tutti i cambiamenti dei vettori di base, che quando noi ci muoviamo su una curva, su una superficie, scusate, quindi su una varietà di cui sappiamo che appunto c'è una curvatura intrinsecamente curva, noi dobbiamo tener conto del fatto che qui i vettori della base cambiano, quindi cambiano, diciamo, le componenti del nostro vettore. Quindi noi dobbiamo sempre tenere in considerazione che in uno spazio dove c'è una curvatura intrinseca le cose non sono più come se fossimo su una superficie piatta. Qual è il cambiamento fondamentale? Cioè da dove deriva poi questa derivata covariante? Adesso a prescindere dalle nozioni matematiche che ci sono dietro.
deriva praticamente dal concetto fondamentale per capire la relatività generale, che è quello di trasporto parallelo. Vedete che in questo caso qua, vedete, io l'ho riportato qui in rosso, questi sono, continua a essere la nostra famosa griglia, quindi sistema di coordinate cartesiane. Nel trasporto parallelo io devo fare in modo che questo vettore, vedete che ho disegnato qui in rosso, non cambi l'angolo, deve rimanere lo stesso angolo quando io faccio questo cosiddetto trasporto parallelo, quando passa questo vettore da un punto a un altro della griglia. Allora, vedete, io qui ho messo queste frecce più grandi, colorate in rosso, per tracciare due piste diverse. Una che va a destra, vedete, la pista B, l'altra invece che va verso l'alto, la pista A. Allora, che cosa faccio? Questo vettore lo trasporto prima a destra e poi lo mando su. E questo lo ridisegno qua, questo vettore qui. La stessa cosa, però questa volta gli faccio fare un altro percorso, sempre un trasporto parallelo, lo mando prima su e poi di qua. Vedete, non è variato l'angolo con la griglia, diciamo, del vettore che forma con la sua griglia, e io praticamente mi ritrovo questo vettore nello stesso verso e nella stessa direzione, sia che lo faccio passare a destra, sia nel percorso B che nel percorso A. Ma attenzione, che se faccio lo stesso trasporto parallelo su una superficie intrinsecamente curva, le cose non vanno più in quel modo lì. Se io lo faccio lo stesso trasporto parallelo sulla sfera, su un quadrato della griglia, dove però c'è una situazione di elemento di curvilineo, no? Vedete che io in questo caso, questo l'ho riportato qua, vedete, con le stesse frecce, questa volta in blu, se io faccio il percorso B e il percorso A, alla fine di questi due percorsi diversi non mi ritrovo lo stesso vettore, no? Nella stessa direzione, nello stesso verso. Ma mi ritrovo lo stesso vettore, sicuramente va bene in modulo, ma con direzione completamente diversa. Vedete, uno ha la direzione verso sinistra e l'altro verso destra. Vedete, A, B, percorsi diversi, me li ritrovi nello stesso, quando li riporto in questo trasporto parallelo, nello stesso punto, quindi li ho trasportati nello stesso punto, ma adesso però hanno direzioni diverse. Vedete, uno va a destra e l'altro va a sinistra. Quindi c'è, vedete, l'ho riportato qua in verde, questo R, che mi dice praticamente che quant'è lo spostamento di questi due vettori che hanno subito nel trasporto parallelo causati dalla curvatura intrinseca di questa superficie, che non è una superficie piana, non è una superficie piatta, quindi non mi fa variare, no? Il vettore non varia, rimane tale e quale. A uguale B, fa due percorsi, ma tale e quale rimane. Qui invece i vettori cambiano direzione. Quindi c'è stata questo cambiamento di direzione, è stato causato dalla curvatura intrinseca di questa superficie, di questa varietà metrica. Ovviamente, qual è il grande genio dell'uomo poi nel cercare sempre, è quello di andare poi a cercare in queste situazioni le correlazioni, cioè cercare come fare per misurare queste entità, perché questa che io ho disegnato è una cosa astratta. Uno potrebbe dire, vabbè, ma quant'è questo angolo? Vedete, si è formato un angolo tra questi due vettori adesso che hanno fatto percorsi diversi. Ma quant'è quest'angolo? Più grande, più piccolo? Ebbene, praticamente questo angolo sarà ovviamente caratterizzato da quanta curvatura di superficie, chiamiamola così, c'è in questi percorsi,
E quindi, in base alla curvatura, questo angolo sarà più piccolo o più grande. Questo spazio tra questi due vettori, vedete, questo segmento R che io ho disegnato qui, sarà più o meno grande a seconda della curvatura che hanno incontrato questi due vettori facendo un trasporto parallelo. E come si calcola praticamente questo fattore di curvatura, chiamiamolo così? Appunto, vedete, io ho riportato qui una freccia con la derivata covariante, con il trasporto tangente alla curva, questa derivata tiene in considerazione la derivata parziale, quella che noi, insomma, con la quale abbiamo un po' più di familiarità, e un fattore di dove ci sono appunto questi simboli di Christoffel, queste gamma maiuscole, che tengono in considerazione, quindi un fattore di correzione che tiene in considerazione tutti i cambiamenti dei vettori della base, che muovendosi praticamente in questi spazi curvi cambiano. Qua non cambiano i vettori della base, qua sì. Qua le componenti cambiano, perché c'è una curvatura che va, come dire, che si può quantificare. Quindi questa è stata la grossa, difficoltà, il grande lavoro che hanno fatto Ricci, Levi Civita, queste si chiama anche, coefficienti affini per cercare appunto di lavorare in questi spazi in questi spazi tangenti che si trovano praticamente, che noi andiamo a costruire su delle superfici curviline. Approfondire ancora di più questi argomenti significherebbe entrare in un ambito dove chiaramente bisognerebbe riempire qualche pagina di queste lavagne, insomma, spero di avervi fatto capire un po' che cosa c'è dietro al tensore metrico, la derivata covariante, il trasporto parallelo. È chiaro che quando appunto questo R è 0, ritorniamo a questo punto qua, quindi quando la derivata covariante è 0, quindi quando questo trattino è 0, vuol dire praticamente che i due percorsi erano su una superficie piatta e quindi non hanno trovato, nessun ostacolo, per cui ritorniamo a... vuol dire allora che non c'è curvatura intrinseca. Ecco, questo è, da tutto questo discorso, il trasporto parallelo, eccetera, eccetera, dai piani tangenti che noi andiamo a costruire sulle superfici curve, eccetera, eccetera, deriva praticamente il famoso tensore di curvatura di Riemann. E qui arriviamo al punto centrale, perché come vi ho detto, passare dalla metrica di Minkowski, una metrica piatta, alla metrica che deve descrivere la relatività generale, cambiano le cose. Quello che ci vuole appunto è un tensore di curvatura, perché non è più non stiamo più lavorando su un piano piatto, su una flatlandia, ma stiamo lavorando su una superficie intrinsecamente curva, quindi ha dei fattori di curvatura che noi dobbiamo praticamente tenere in considerazione: derivata covariante, simboli di Christoffel e tutta una serie di elementi matematici che ci permettono di determinare queste curvature, di misurarle in qualche modo. Vedete che il tensore di curvatura di Riemann ci si arriva appunto facendo quello che viene definito il commutatore della derivata covariante. In realtà è come fare una sorta di commutazione tipo questa, ABBA, cioè AB meno BA, quindi vedete, è come dire che noi stiamo facendo, questo AB meno BA sarebbe praticamente quello che vi ho fatto vedere qui, come fare un percorso, mettere a confronto due percorsi differenti. Vedete, io vi ho rimesso qua
le frecce rosse come le avevo disposte qua, vedete, per farvi vedere due percorsi diversi. Questo è il percorso B, questo è il percorso A. E qui è come se noi andassimo a fare la derivata covariante del percorso A meno la derivata del percorso B, e poi dovremmo fare la commutazione, che è una, diciamo, un'altra operazione matematica che inverte praticamente le cose. Ma insomma, questi sono tutti dettagli matematici che ci interessano fino a un certo punto, perché qui non è una lezione, diciamo, universitaria, ma dobbiamo appunto cercare di capire quanto più possibile i concetti che stanno dietro. Vedete che se questo commutatore della derivata covariante al solido è 0, vuol dire che non c'è curvatura, altrimenti se è diverso da 0 avremo la curvatura, e quindi questo ci porta poi a trovare il famoso tensore di curvatura di Riemann, che viene praticamente espresso, viene riportato praticamente in questi termini qua. Come al solito, questo è un tensore estremamente complicato, un tensore a 4 righe e 4 colonne, quindi ci sono 16 elementi nel tensore di curvatura di Riemann. Questi sono i famosi indici, indici alti, indici bassi, indici covarianti, quelli bassi, indici controvarianti, quelli alti. Ripeto, c'è una matematica dietro che è spaventosa, quindi non posso entrare nei dettagli. E infatti qua io ho riportato il tensore di curvatura di Riemann così, diciamo, in maniera assolutamente schematica, senza neanche riportare gli indici, ma semplicemente per farvi vedere che ci sono, ancora una volta, i simboli di Christoffel che tengono conto della variazione dei cambiamenti dei vettori di base in queste superfici che noi possiamo definire appunto non più omogenee, ma sono delle superfici curviline, e quindi bisogna tener conto di tutti i cambiamenti dei vettori di base, delle coordinate, eccetera, eccetera, e vedere che, diciamo, che la possiamo dividere un po' in due tronconi. La prima parte ci dà la superficie del loop, no? La superficie di questi quadrati che noi stiamo andando a dove noi facciamo il trasporto parallelo, perché questo, la curvatura, il tensore della curvatura di Riemann si riferisce a tutto questo che abbiamo detto sul trasporto parallelo, su questi piani tangenti su cui si lavora, dove la derivata covariante, come dire, ci fa lavorare in maniera consona rispettando il lavoro che stiamo facendo sul piano tangente, quindi non dobbiamo immaginare di lavorare in una dimensione superiore a quella della superficie del piano tangente dove noi stiamo lavorando, quindi dobbiamo immaginare che non ci sia un altro spazio astratto, ma stiamo lavorando quindi su una superficie tangente, quindi su qualcosa che ci rende il lavoro più facile. Quindi bisogna anche cercare, insomma, di capire che lavoriamo anche in un ambito anche un po' astratto. Comunque queste superfici dove noi stiamo facendo il trasporto parallelo, questi simboli di Christoffel che noi ritroviamo di frequente, per questo l'altra volta ve li avevo così accennati, vedete, li ritrovate in questo modo, e qui da quest'altra parte invece vedete trovate sempre i simboli di Christoffel, però le derivate parziali dei simboli di Christoffel. Quindi praticamente in questa prima parte invece mi dà una sorta di rotazione infinitesima che ha questo vettore lungo il trasporto parallelo. Quindi praticamente è quello che vi ho fatto vedere qui, no? Attraverso quella derivata covariante, eccetera. Cioè si vede quanto c'è di curvatura in questa varietà metrica. Se c'è tanta curvatura, questi due vettori divergeranno parecchio, quindi l'angolo sarà più ampio. Se la curvatura è poca, piano piano convergeranno fino ad arrivare praticamente a una sovrapposizione come nel caso di una metrica piatta. Quindi questo, diciamo, il tensore di curvatura di Riemann col commutatore delle derivate covarianti, tutto quello che c'è di matematica, che ovviamente è assolutamente complicato, ci riporta praticamente a questo concetto di curvatura che tanto serviva ad Einstein per descrivere ovviamente
la relatività generale e per arrivare alle sue famose equazioni di campo, che adesso vedremo subito. Prima di farvi vedere l'equazione di campo, quindi questa magnifica equazione, questo quadro straordinario realizzato da Einstein nei suoi 10 anni, dal 1905 al 1915, ci sono ancora delle ulteriori cose, ce ne sarebbero tantissime ancora da dire, ma ci sono delle ulteriori ci sono ancora altre cose da dire, che sono queste. Noi possiamo fare quella che viene definita dai matematici una contrazione degli indici, e praticamente, proprio perché il tensore di curvatura di Riemann è abbastanza complesso, tra l'altro noi diciamo che il tensore di curvatura di Riemann ha 16 componenti, ma se noi pensiamo al tensore di curvatura nello spazio-tempo del nostro universo, le componenti non sono 16, ma sarebbero 256. Quindi immaginate la complessità di questo tensore, no? Altro che il tensore metrico con queste poche finestrelle. Quindi sono 256. Quindi è ovviamente complicato lavorare con uno strumento matematico del genere. Però, siccome ci sono poi tutta una serie di simmetrie, di ridondanze, no? Anche nell'ambito degli stessi tensori, si possono praticamente fare una sorta di contrazione degli indici, come dice, quindi come se noi andassimo un po' a ridurre questa complessità, e escono fuori dal tensore di curvatura di Riemann due, come dire, potremmo chiamare due sottotensori, chiamiamoli così, che poi uno è un tensore e l'altro uno scalare, e appunto si chiama tensore di Ricci e lo scalare di Ricci. Perché dobbiamo introdurre il tensore di Ricci e lo scalare di Ricci? Perché praticamente non compare nella relatività, nell'equazione della relatività generale direttamente il tensore di curvatura di Riemann, ma proprio tensore di Ricci e lo scalare di Ricci. Ed eccolo qua, il grande affresco, il quadro meraviglioso a cui praticamente arriva Einstein dopo ben 10 anni di sudore. Vedete, questo è il tensore di Riemann, 4 alla seconda, quindi 16 componenti, no? Sono le cose ormai in cui siamo abituati, da cui si ricava il tensore di Ricci e lo scalare di Ricci. Anche qui, senza entrare nell'ambito matematico, che ovviamente ci porterebbe estremamente lontano, vedete che poi nell'equazione di Einstein, vedete, c'è proprio raffigurato il tensore di Ricci, che è questo, meno un mezzo, ma questi sono numeri che derivano da tutta una serie di considerazioni matematiche, ovviamente non ci interessano. Questo è lo scalare di Ricci, che moltiplica il nostro famoso tensore metrico, che ritroviamo anche qua poi insieme alla costante cosmologica, e tutto questo che noi abbiamo praticamente in qualche modo derivato da tutte le considerazioni che abbiamo fatto fino adesso, vedete, è uguale a 8 pi greco g, che è la costante di Newton, la famosa costante gravitazionale di Newton, universale, per il famoso tensore energia-impulso, di cui non abbiamo parlato. Abbiamo parlato solo della parte sinistra di questo magnifico affresco, di questo quadro straordinario, partorito dalla mente di Einstein e di altri grandi geni come lui, che ovviamente hanno fatto tutto quello che avevamo fatto, che abbiamo visto che hanno fatto precedentemente sulla metrica delle superfici, eccetera, eccetera. Questo tensore energia impulso l'ho riportato qui sotto, eccolo qua. Che cosa ci dice allora, adesso che abbiamo il quadro completo dell'equazione di campo, della relatività generale? Ci dice praticamente che nel nostro universo il tensore energia impulso ci descrive praticamente quello che noi nell'universo possiamo osservare e che vediamo come massa, energia, più o meno condensata, più o meno strutturata, e dobbiamo praticamente tutta questa energia, massa, eccetera, lo dobbiamo condensare nel tensore
energia e impulso. Impulso significa anche significa quantità di moto. Che cosa significa? Che tutto quello che sta a destra è uguale a quello che sta a sinistra. Quindi significa praticamente che questi spazi metrici, curvilinei, no? Di curvatura, no? Dove abbiamo visto, c'è la curvatura, abbiamo descritto, scalare di Ricci, adesso che sia lo scalare di Ricci, lo scalare, il tensore di Riemann, eccetera, eccetera, noi abbiamo visto che questa parte a sinistra ci descrive una curvatura che viene praticamente caratterizzata, viene praticamente descritta dal tensore energia-impulso, un altro tensore che tiene quindi in considerazione di tutta la massa, dell'energia, di come questa massa e energia influiscono tra di loro, come si caratterizza nello spazio, no? Come si organizza spazialmente, e questa organizzazione spaziale della massa e dell'energia determina praticamente la metrica dello spazio-tempo e quindi ne determina praticamente le famose geodetiche. Per cui quando i corpi si muovono lungo una geodetica che è determinata praticamente dalle masse, dall'energia e dall'organizzazione della massa e dell'energia che viene descritta tramite appunto questo tensore energia-impulso. Questo è straordinario, perché vedete, significa, qui vedete vi ho riportato alcune cose che, sulle quali veramente bisognerebbe parlare altri, poi ne farò qualche altro video. Vedete, nel tensore energia-impulso noi abbiamo diciamo c'è l'elemento temporale, c'è il tempo, e poi x, y, z che sono praticamente le componenti spaziali. Ma vedete, possiamo individuare nel tensore energia-impulso la prima finestrella, diciamo così, dove c'è praticamente il fattore tutto temporale e che noi definiamo come densità di energia, quindi il tempo che si lega strettamente a quella che noi possiamo definire una densità di energia. Guardate l'ontologia come cambia delle cose. Noi avremmo immaginato mai che il tempo potesse essere legato a una densità di energia? Questo ci sta dicendo la relatività generale. Che densità di energia che coinvolge praticamente il fattore tempo. Poi ci sono altri fattori, tempo e spazio, che mi danno praticamente la densità di quantità di moto, o flussi di energia, oppure un flusso di quantità di moto che mi dà una sorta di viscosità dello spazio, che è questa parte qui del tensore, questa che ho immesso in nero, oppure questa diagonale che esclude il tempo, XX, YY e ZZ, che mi dà una sorta di pressione, no? Dello spazio, perché lo spazio è anche no? Noi ci possiamo cercare come di comprimere qualcosa e c'è quindi una pressione se c'è qualcosa che fa resistenza. Quindi guardate la meraviglia, l'estrema bellezza, no? di questo quadro, no? Che in pochi simboli racchiude dei significati e un'ontologia del nostro universo, un'ontologia del mondo, un'ontologia di concetti che noi abbiamo sviluppato nel corso dei secoli e che oggi, grazie a dei geni come Einstein, riusciamo a capire sempre meglio e a capire quanto il nostro universo è interconnesso anche appunto su concetti che ci sembravano completamente diversi l'uno dall'altro. Bene. Con questo ho concluso, vi auguro un buon Natale, ma su questo quadro meraviglioso ci ritorneremo ancora. Grazie, al prossimo video.